Ciao ragazzi, sono Roberto di Gamer News, bentornati. Oggi parliamo di Pit People di The Behemoth. Questo, vabbè, voi probabilmente li conoscerete già, se non li conoscete, vi cito Castle Crusher, giusto per citarne uno, un gruppo di sviluppatori, secondo me è assurdo, che ha sempre fatto, in ogni lavoro che hanno fatto qualcosa di, a mio parere, eccezionale. Questa volta si sono dedicati ad un gioco ancora più particolare, un gioco di strategia a turni, che sembra un tabletop games, e ripartiamo da capo. Ok, loro ci avvisano subito col loro classico stile, hanno uno stile secondo me inconfondibile e stupendo, che siamo in game preview. In effetti il gioco è uscito in game preview per Xbox One e PC, mi sembra solo per queste piattaforme, e quindi in realtà ti dicono guarda che la storia non è finita, insomma ci potranno essere degli errori, eccolo qua. E quindi dicono ok. Insomma, eventualmente contattiamo la support, è già disponibile, comunque è giocabile da tutti. Allora, replay, nuova partita, opzioni, partiamo con le opzioni, vediamo impostazioni di gioco, impostazioni video, impostazioni di gioco, lasciamo il gore, sangue, volontà, velocità dell'indicatore, io lascerei tutto in modo classico, vabbè, video non è in modalità CRT. Guardate che figata anche come sono le impostazioni, i disegni, loro sono secondo me troppo troppo bravi. Sentite anche la musica sotto? No, sono fortissimi. Impostazione del controller, perfetto, con Y esegui gli ordini, B annulla l'ordine di movimento, A usa la cacca, assegna ordine di movimento, X piazza la bandiera di raccolta. Avete notato che non toccando niente a un certo punto B è diventata cacca, insomma. Vabbè, lo scopriremo vivendo. Impostazioni della chat vocale, c'è la possibilità di avere la chat vocale, va bene. Ragazzi, giochiamo e partiamo. Ok. Possiamo giocare anche in due giocatori. Si sta caricando. Ed ecco qua, speriamo che faccia rivedere l'intro del gioco perché è figo e ci introduce nel gioco. Eccolo qua, è proprio lui. Le stelle, un sacco di stelle, un sole. Un orso che si schianta su un pianeta. Lui odia le cose noiose. Yes, the storm. C'è già questa cosa, è fantastico, ragazzi. C'è carisma da tutti i pori. E così veniamo introdotti nel gioco. C'è quest'orso che si schianta su un pianeta con le piogge acide, cioè Oratio. Ok, noi siamo un coltivatore di mirtilli e anche un padre amorevole. E quello infatti è il nostro figlio. Ah, ok. Siamo in una situazione decisamente brutta. Va bene. Con questa intro. Bene, gente, ecco quella famiglia succulenta di cui vi ho parlato. Presto arriva la tempesta, uccidiamo il fattore, mangiamo il bambino e prendiamo la casa. Beh, insomma, mi sembra che ci vogliono fare il culo senza pietà e il nostro figlio se ne entra nella nostra casupola. Noi siamo Oratio e diciamo giustamente, state notando la nostra famiglia. Oratio che ha dei baffi veramente fichissimi. Ok. Questo è un gioco di avventura a turni e di Oratio dove devo andare. Perfetto, allora comandiamo Oratio. Ogni volta che inizierà un combattimento inizierà così. Ok, possiamo muoverci ovviamente per un numero limitato di posti, come in tutti gli strategici a turno. Con Y confermiamo l'ordine. Lì sotto vediamo la nostra vita e sappiamo che gli scudi possono bloccare le frecce. Più lo scudo è pesante e più possiamo bloccare frecce. Loro intanto, gli avversari, stanno facendo tutti i loro movimenti. Non si muovono granché. E infatti cominciano. Il nostro figlio è un po' preoccupato.
e diciamo di restare dentro la casa. Ok, nostro turno, andiamo da questo arciere e teniamo premuto. Con B avremmo annullato il percorso. Un colpo l'abbiamo fatto fuori, vabbè, un arciere. Notare come se ne va l'angioletto dell'avversario. Ecco, The Behemoth secondo me sono bravissimi a curare ogni dettaglio e a mettere un po' di ironia ovunque. Non so se avete notato i mirtilli quanto sono giganti. Ok, le posizioni determinano il tuo bersaglio. Ok, il sangue d'orso sta peggiorando. Il sangue d'orso è questa pioggia acida che... Orca! Ecco, nostro figlio se n'è andato. Bene, ci hanno ammazzato il figlio, una cosa che forse non dovevano propriamente fare. Ogni volta che pariamo recuperiamo del denaro. Lui si è ricordato che deve essere in qualche posto, non se la vedono più tanto bene. Ha detto che scherzava quando parlava di mangiare il nostro adorato figlio. Se n'è scappato, ha lasciato qui il mangiatore di bambini, che invece prova comunque a farci fuori. In continuazione impostiamo il percorso, teniamo premuto e lo faremo fuori senza pietà. Ragazzi, questa è la sorta di tutorial, questa è la prossima avventura, la prossima missione. Ok, torniamo qui. La musica sotto, la colonna sonora è eccezionale. Tra l'altro non capisco perché un contadino avesse una spadona così addosso. Guardate come si ustrega un cavo della luce. Avete notato come si vede la mappa? Ostrega, il sangue d'orso ha fatto fuori già due simpatiche personcine. Noi intanto ci rechiamo verso la seconda missione, dove troveremo un altro personaggio carico di carisma, ma tutti in generale, ma ragazzi, è tra il folle e il carismatico, una bellissima donna. Pipistrella. Ok, ci sono dei cavalieri che stanno tenendo sotto assedio il castello del padre. E vediamo di aiutare suo padre. E poi credo che chiuderemo il video, che siamo già a 8 minuti. Ragazzi, siamo attaccati da due fronti. Troppo tardi, principessa. State lontani da mio padre. Ok, non voglio rendere il video troppo lungo, però ci tengo a farvi vedere un po' di cose questo gioco, perché è in game preview, ma ha già un dettaglio, una rifinitura, una cura dei particolari che fatichiamo alle volte a trovare anche in produzioni normali. Se avete giocato Castle Crasher, tra l'altro, troverete dei riferimenti, insomma, il modo è tutto... Questo è King Papastrella e la figlia invece è Pipistrella, anche qui. L'umorismo, i riferimenti, insomma, è tutto fighissimo. E ogni volta che dobbiamo annunciare un titolo sono sempre esaltatissimo. Questo è una invece delle caratteristiche che ti spiegano il gioco. Le spade sono deboli contro gli elmetti, invece le lanze sono molto più forti, quindi avremo un vantaggio tattico a utilizzare Pipistrella. È anche vero che però, voglio dire, noi dobbiamo comunque massacrare sicuramente prima queste... Eccola, infatti se avete notato il danno che ha fatto Pipistrella è molto maggiore rispetto a quello che ha fatto il nostro Horatio. Adesso ovviamente le stiamo prendendo di santa ragione da più o meno tutti, Pipistrella sta subendo un sacco di danni. Ok, Horatio, no, Horatio va bene qua, e invece annulla percorso, va bene qua, ti ho detto. Oppure no, facciamo andare di qui così non attacchiamo quello. Ok, ah, ho spostato anche Pipistrella, non me ero nemmeno accorto che ero spostato Pipistrella, pazienza. Ok, ci hanno sparato anche un critico. Ah, da notare che quello più grosso nel gruppo a destra gli manca un braccio e c'è un divieto. C'è veramente l'assurdità. Ok, puoi muovere tutti i guerrieri prima di terminare il turno.
Allora, questo qui lo muoviamo di qua. Lei invece la teniamo qui. Ok, abbiamo confermato la posizione. Avrei potuto tenerlo forse nello stesso punto e far fuori il centrale. Vabbè, i due si scambiano. Personale di più pipistrella. In questo caso non possiamo fare nient'altro che aspettare. Ok, no, noi restiamo a questo punto e ci mettiamo qui. Pipistrella, stai dove sei e finiamo il turno. Ok, fuori quello se n'è andato. Non ho capito perché. Forse l'ha colpito il pipistrello. Ok. Tocca a noi. Dai, fuori qua. Tu mettiti qui. Ok. Perfetto. Double kill. Dunque, siete testimoni, avete ucciso un po' di mielmettidi. Abbiamo fatto abbastanza. Qui il castello è distrutto. Beh, insomma, sono accontentati di aver messo a ferro e fuoco il castello. Ed ora, estrazione ora, anche qua siamo in una sorta di ambiente medievale, però con riferimenti fantascientifici. Estrazione, cazzo. Va bene. E arriva infatti questa helmet, che è una sorta di space shuttle. Parte questa scena animata e il nostro babbo è la seconda persona, il babbo di Pipistrella, la seconda persona che muore. E siamo appena all'inizio, quindi figlio di Oratio è il babbo di Pipistrella, che è incazzata nera. Si è ripresa la sua mazza che era appartenuta a suo padre, Papa Strella, e ha il cuore spezzato. Ragazzi, con questa conclusione io vi lascio, noi torniamo sulla mappa. Il video era, mi serviva per far vedere una sorta di come era il gioco, insomma, per inquadrarlo, per trovare, per farvi vedere tutto quello che abbiamo fatto e messo in questo titolo, che ricordo è in game preview, quindi è ancora tutto un divenire. Ragazzi, i nostri eroi intanto stanno discutendo con la voce narrante, che abbiamo visto agisce anche direttamente nel gioco. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a commentarlo, a dirci il vostro parere, per noi è fondamentale. Seguite Gamer News e leggete la nostra preview, a questo punto, perché parlare di recensione è un po' presto, anche se secondo me è già così, insomma, è un gioco che mi esalta tantissimo, e i Debemoff non mi hanno mai deluso fino a questo momento, quindi insomma, grandissimo. Ragazzi, io vi saluto, alla prossima, ciao!